Il Perugia inizia la stagione nel segno di Pietro Iemmello, il puntero calabrese lascia subito il segno con una tripletta in 23 minuti. È lui il grande protagonista della prima uscita stagionale che ha visto i grifoni di Massimo Oddo battere 8-0 la pietralunghese dell'ex fantasista di Foligno e Gubbio, Giovanni Cipolla, formazione che milita nel campionato di promozione. Un Perugia in versione 4-3-3 con Renan fra i pali, Mazzocchi, Rodin, Monaco in zita in difesa, Falzerano, Carraro e Ranocchia in mediana con Fernandes, Iemmello e Capone in avanti. Proprio Capone mette subito il turbo sulla sinistra e serve Iemmello che la sblocca dopo appena 3 minuti. I pericoli arrivano tutti dalla corsia mancina e al settimo il raddoppio è servito quando Nzita appoggia per Ranocchia, destro in buca e 2-0. Poi ci pensa Iemmello a scaldare ancora di più i 500 tifosi arrivati a Pietralunga sotto un caldo infernale. Minuto 20, Falzerano ci prova, Leali prestato per la prima mezz'ora alla pietralunghese dice no, ma non può nulla sul tapin dell'ex bomber del Foggia. 3 minuti ed è ancora Iemmello, ancora su assist di Capone. Poker servito e i cori sono tutti per Re Pietro. Nella ripresa Oddo cambia tutti gli interpreti del 4-3-3, lasciando ai box Melchiorri, Moscati e Mostacchio. Con le ali fra i pali, Rosi, Gomber, Sgarbi e Falasco nel reparto arretrato, Juan, Bianco e Di Chiara in mediana, con Manconi, Bianchi Mano e Buonaiuto a formare il tridente d'attacco. E proprio Buonaiuto risponde presente dopo 11 minuti con uno slalom dei suoi, con palla alle spalle di Renan. Buonaiuto veste poi anche i panni dell'Astman, pennellando dalla bandierina per la testa di Gyomber che stacca più in alto di tutti e sigla il 6-0. E Bianchimano, eccolo, al minuto 65, quando Di Chiara, schierato da mezzala sinistra con buoni risultati, serve un cioccolatino al puntero che da lì non può sbagliare. Di Chiara rimedia anche un rigore, che Buonaiuto calcia però alto. Il gol tuttavia è servito e porta ancora la firma di Bianchimano che dalla distanza sigla la doppietta personale, il definitivo 8-0. Grifoni che ora torneranno in campo mercoledì, sempre alle 17 a Pietralunga, contro il Torre Angela Club. Prima per il Perugia che batte 8-0 la Pietralunghese, un saluto dallo stadio Martinelli di Pietralunga in diretta al termine della prima uscita stagionale che ha visto appunto il successo dei biancorossi di Massimo Oddo, un 8-0 con tripletta di Iemmello, doppietta di Bianchimano, a segno anche Gyomber, Ranocchia e Buonaiuto. Buona la prima anche per Marco Carraro che salutiamo. Ciao Marco, beh, oggi è clima ideale, no? Freschissimo insomma per la prima di questo Perugia. Sì, no, a caldo c'era per tutti e due, quindi come per noi lo era anche per loro. E sì, la prima è stata buona, abbiamo cercato di provare le prime cose che ci ha dato il mister in questi primi giorni e niente, abbiamo messo un po' di minuti nelle gambe che è quello che serve all'inizio di stagione. Prime cose che ci ha chiesto il mister Oddo vi chiede soprattutto. Ma l'allenatore che propone un bel calcio ci chiede di giocare, di muovere la palla e niente, ancora siamo ai primi giorni, quindi ci ha dato i primi concetti, quelli base, e Uno su tutti. stiamo uno su tutti, di muovere la palla, cercare di giocare a calcio, di giocare bene e verticalizzare velocemente. Il fulcro del gioco è sempre Marco Carraro. No, il fulcro del gioco è tutta la squadra, dai. Cerchiamo di metterci a disposizione tutti per quello che ci viene chiesto, poi ognuno fa del suo meglio per apportare alla squadra, insomma, il suo contributo. Marco Carraro, ma un po' tutto il gruppo, riparte con quale obiettivo? No, l'obiettivo è fare il meglio possibile, come sempre, pensare partita dopo partita. Adesso in questo precampionato dobbiamo essere bravi a prepararci bene e per arrivare appunto pronti all'inizio del campionato. La tua scelta di restare a Perugia perché? Perché comunque mi sono trovato bene l'anno scorso, la società mi ha dato fiducia, quindi perché cambiare? Tra l'altro, nonostante la giornata, il caldo infernale, nonostante sia una domenica di luglio, tanti tifosi arrivati a Pietralunga, Marco Carraro, ai tifosi che cosa si sente di dire? Ah, ai tifosi comunque c'è sempre da dirgli grazie, ci ha fatto molto piacere averli visti comunque nella nostra prima uscita e niente, cercheremo di fare il nostro meglio per dargli molte soddisfazioni come sempre abbiamo cercato di fare. Dal campo, dagli spalti si è vista tripletta subito Iemmello protagonista, 3 gol in 23 minuti, dal campo la sensazione.
No, sono arrivati giocatori di qualità, sicuramente funzionali secondo me al gioco che chiede il mister, quindi bene, stiamo lavorando bene e dobbiamo andare avanti così. Poi ti lasciamo andare personalmente, Massimo Odo che cosa ti ha chiesto? Anche perché, insomma, l'abbiamo detto, cambiano gli interpreti, ma il fulcro del gioco sei sempre tu. No, il mister ai centrocampisti chiede appena recuperata palla, comunque se possibile, di verticalizzare, altrimenti muovere la palla e far correre gli altri. Gianperugia è più forte rispetto a quello dello scorso anno, anche se ancora in fase di costruzione, le primissime sensazioni però. No, più forte, l'anno scorso eravamo forti, quest'anno anche, siamo giocatori diversi, ma sia quest'anno che l'anno scorso eravamo forti. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Lasciamo andare Marco Carraro, fra poco avremo il tecnico Massimo Oddo ai nostri microfoni. Una buona la prima, abbiamo detto per il Perugia, un 4-3-3, la cui novità principale sul piano tattico è arrivata nel secondo tempo, nella ripresa quando Oddo ha schierato Di Chiara da mezzala sinistra. Di Chiara, insomma, che qui a Perugia manca Benevento, conosciuto come terzino, ora invece impiegato appunto da mezzala sinistra. È arrivato proprio Massimo Oddo, che salutiamo. E allora la carica dei tifosi, la prima domanda, visto che ne abbiamo parlato ora sul piano tattico, Di Chiara da mezzala sinistra, una costante, un esperimento? No, ma che? Quando si vedono queste partite sono tutte cose casuali, nel senso che avevo tre terzini sinistri e probabilmente dei tre è quello che si adatta meglio, perché c'è un po' più esperienza per coprire i doppi ruoli, ma niente di che, non, nessuna fantasia. Grazie, mister. Si è subito bruciato una possibile notizia. Allora, indicazioni positive da questo primo test per Massimo Oddo, quali sono? Che la squadra prova a fare quello che stiamo facendo in allenamento, quindi quella è l'unica cosa. È ovvio che tutti sappiamo che queste sono partite in cui comunque la squadra viene carica fisicamente, lavoriamo da appena 3 giorni, però sono contento perché nonostante questo ho intravisto delle giocate, delle possibili giocate che poi sicuramente verranno meglio, ma la squadra ci prova e quindi questo è un fattore positivo, vuol dire che sta pian piano immagazzinando tutte le indicazioni, prova a fare quello che si fa in allenamento, poi ovvio che tante cose qualche volta riesce e tante altre volte no, ma c'è tanto tempo davanti. Se dovesse spendere una menzione per qualcuno, Massimo Oddo per chi lo farebbe? No, no, io lo faccio per il gruppo perché sta lavorando bene, non piace parlare dei singoli, quindi sono contento di questo gruppo che fino a questo momento mi segue e quindi quando un allenatore è seguito è contento sempre. Allora non me lo facciamo noi, 3 gol in 23 minuti, Pietro Iemmello. Beh, il suo mestiere, quello deve fare. Invece, una cosa negativa? No, ma di negativo non c'è nulla. Se vediamo la partita, salta all'occhio che magari c'è la mancanza di equilibrio, magari tutti la vogliono andare in avanti, ma fino a questo momento abbiamo esclusivamente lavorato sui 4 difensori e sulla manovra offensiva. Poi siamo veramente a un decimo di tutte le nozioni che devono immagazzinare, quindi ci vuole tempo, poi metteremo equilibrio nella squadra, ordine nella squadra anche quando ci si difende e quant'altro. Oggi è ovvio che giocavi con una squadra che poteva opporre poca resistenza e quindi ci siamo concentrati più che altro sullo sviluppo offensivo. Un primo mattoncino però lo mettiamo, sarà 4-3-3. Beh, per essere così, oggi abbiamo giocato con 3 giocatori davanti che tendono a venire, voglio che vengano dentro, quindi diventerebbe un 4-3-2-1, un 4-3-3, poi è sempre un 4-3-3, poi dipende cosa gli chiede i giocatori. Per come intendo io il 4-3-3, spesso i giocatori, gli esterni non li voglio larghissimi, ma li voglio sotto la punta per giocare in sintonia. In questo senso Capone è bene, no? L'abbiamo voluto apposta, perché sa fare bene quello. E allora parliamo anche di mercato. Quanti giocatori mancano a questo Perugia? Qualcosa manca sicuramente, la società sa quello che manca, adesso non siamo qua a sindacare sui ruoli e sui nomi, ma questo si sa, l'importante è che
c'è sintonia fra me e la società, ripeto, la società sa perfettamente quello che manca, due o tre giocatori bisognerà metterli dentro e vediamo cosa succede. Intanto lavoro con quelli che ho. Ma Benali è il regalino che Massimo Odo ha chiesto al presidente Santo Padre? No, Benali è un giocatore che io stimo tantissimo, ma al di là dei nomi servono giocatori, come ho detto nella prima conferenza stampa, funzionali. Poi in questa fase di mercato se ne scrivono tanti di nomi, tra questi qualcuno è vero, altri no, ma è inutile di stare a parlare. Io preferisco concentrarmi su quello che ho, perché quando domani mattina vengo al campo mi ritrovo questa rosa e lavoro con questa rosa. Poi quando arriverà qualcuno, sicuramente arriverà qualcuno che è stato condiviso con la società e ne sarò contento io, ne sarà contenta la società. Vediamo se Marco Carraro ascolta, ci ha detto le due parole d'ordine: velocizzare il gioco e verticalizzare, è vero? La porta è lì avanti, quindi bisogna andare in avanti. A me il possesso palla fine a se stesso non piace, è normale che in Serie B soprattutto trovi squadre, allenatori molto bravi, squadre organizzate che sanno chiudere gli spazi e quindi se fai un possesso palla fine a se stesso rimani sempre nella tua metà campo. Il possesso palla deve essere fatto con un fine ben preciso, che è quello di creare dei varchi: più è veloce il pallone più si aprono gli spazi, e però nel momento in cui c'è lo spazio in avanti la prima idea è verticale, perché la porta è lì e bisogna fare gol. Ultima domanda, allora Benali sì o Benali no? Non lo so, io in questo momento i miei centrocampisti sono Juan. Diamo le percentuali? No, ma che percentuali? Percentuali non si danno, anche perché nel calcio le percentuali non ci sono, ci vogliono cose certe. La mia certezza è la rosa che ho, poi quelli che arriveranno sono in altre squadre e fanno le fortune di altri allenatori, poi vedremo cosa riusciremo a fare sul mercato. Grazie davvero a Massimo Oddo, che lasciamo andare. Alle 21 ricordiamo lo speciale con gli highlights della vittoria 8-0 del Perugia sulla Pietralungese in questa prima uscita stagionale. Highlights, ci rivedremo anche le interviste che abbiamo proposto ora in diretta a Marco Carraro e Massimo Oddo. Mercoledì Perugia che tornerà in campo di nuovo contro i dilettanti del Tor de Angela, formazione d'eccellenza laziale. Domani sempre su Turf Channel avremo un giocatore del Perugia in esclusiva. Intanto vi ricordo alle 21, non perdete l'appuntamento con tutti i gol di questa prima uscita stagionale, fra poco sempre qui su Turf Channel.